Buonasera, benvenuti. Siamo al NAMI in attesa di un novembre veramente stupefacente. Una programmazione con i fiocchi, tanto al NAMI come al Rosso Pomodoro. Allora, partiamo con novembre, sì, proprio questa settimana iniziamo venerdì con una serata che abbiamo, diciamo, riproponiamo queste serate che abbiamo organizzato l'anno scorso con la cucina d'indofuoco, cioè una cucina cotta nel forno a legna con quindi questi piatti a lunga cottura, a bassa temperatura e con gli antichi sapori del posto, cioè quindi piatti locali. E poi soprattutto avemo la particolarità di questa serata, al di là dei piatti che poi sono l'ingrediente principale fondamentale di questa serata, abbiamo l'animazione che ci saranno con noi via Toledo, che c'è Rosario che sta facendo una faccia, ve lo giuro, indescrivibile. Io, lui parla, io vado così, così ci sta guardando Rosario. Ma ci sta facendo proprio un primo piano, no? Senti, io non lo so che cosa sta facendo. Però la cosa bella è che noi siamo partiti pensando, mi raccomando Antonio, l'intervista saremo sintetici, ce la possiamo fare. L'abbiamo fatta già. Noi non ci riusciamo mai ad essere sintetici. Sì, siamo già partiti. O ci taglia tutto, o ci mette tutto, o ricominciamo da capo. La ricominciamo? O ti è piaciuta questa? A lui no, è piaciuta. A Rosario è piaciuta. Mi sei piaciuta. Ma apposta. Benissimo, allora. Abbiamo i via Toledo in questo mese di novembre, siedo, noi abbiamo, avremo i via Toledo sedere, in cui io. Faranno una tombolata che non è una, è una tombolata sexy. No, non ancora. Una tombolata simpatica. Ancora non l'abbiamo pensata perché ci ho pensato io. Può essere un nuovo prodotto da inserire. Chi si spoglia? Vabbè, questa, allora, guarda che so che questo mese è il tuo compleanno, quindi spogliati tu.
possiamo fare una sorpresa, no? sì. Allora, via Toledo, faremo 27 novembre, 27, venerdì 27. Saremo qui. Ma certamente, sarò onnipresente io quella sera, voglio essere ovunque per il mio compleanno. Benissimo, via Toledo li avremo a più puntate, potremmo dire, no? Durante novembre, quando? Dico sì, abbiamo organizzato novembre e dicembre con tanti appuntamenti organizzati con i Via Toledo, perché ci creano questo ambiente, come dire, un ambiente caldo, un ambiente napoletano, come piace a noi. E soprattutto un ambiente piuttosto simpatico, divertente, allegro, pieno di battute, doppi sensi, vivo, ci fanno ballare, insomma, veramente proprio una serata da non perdere, potremmo dire. In quali giorni in particolare li avremo? Quali sono allora, le serate? Il 13 novembre di venerdì, poi a seguire faremo tutti i giovedì fino a inizio di dicembre, dove a dicembre ci fermiamo l'8 dicembre, martedì, con l'ultima serata, e dopodiché riproporremo ancora due serate prima di Natale, cioè una è il 18 dicembre e l'altra è il 25, proprio la sera di Natale. Sei il numero uno, direttore Antonio. È vero, ha ragione, è verissimo, è verissimo. E questi sono i Via Toledo. Dopodiché io vorrei ricordare che un'altra cucina veramente molto tipica che noi abbiamo qui è in questa sala, perché potremmo dire che quasi Rosso Pomodoro si sdoppia. Abbiamo la braceria che ci propone tutti i piatti fatti nel forno a legna. Sì, ecco, qui c'è una parte della serata che noi riproponiamo, ecco, facendo poi un evento in sé per sé. Questa sala l'abbiamo dedicata proprio a questa cucina di Indofuoco, dove vengono preparati questi piatti nel nostro forno d'oro. In particolar modo stasera abbiamo preparato il mallone, che sono cime di rape con patate, una pasta e patate con pancetta, provole e funghi, la 5P noi la chiamiamo, le tagliatelle al nero di seppia. Brava. Con no, i funghi, al nero di seppia, ma al nero scusatemi, al nero di seppia. Al carbone nero, sì, come carbone al nero. Carbone vegetale. Carbone sì. Vegetale, vabbè, non mi indovino. Tanti piatti, quindi tanti piatti che riproponiamo nel nostro. La pizza, la nostra pizza lievita 24 ore. Sì, prima ho visto Rosario che faceva, lui piace fare alla ripresa la nostra madia di legno, dove mettiamo a riposare per 12 ore la nostra pasta della pizza, per dove effettua il primo processo di lievitazione. Dopodiché il secondo processo viene effettuato, viene stagliato, quindi vengono fatti questi panetti ed effettua altre 12 ore di lievitazione per poi poter essere lavorata e mangiata. Benissimo, bello cotto e mangiato, potremmo dire, buona ma soprattutto molto più digeribile rispetto ad altre. Ovviamente abbiamo anche la pizza per celiaci, quindi noi possiamo cuocere la vostra pizza a parte, in una teglia a parte all'interno del forno, in modo che non venga contaminata. Altra cosa che mi preme ricordare, questa sera faccio tutto io, mi sento proprio... Sei preparata? Mi sto togliendo le parole di bocca. Le partite, non ne abbiamo ancora mai parlato. Una cosa che non abbiamo mai detto, ma è importante farlo sapere, noi abbiamo una sala completamente dedicata alla visione delle partite, sia di Champions, Europa League, di campionato di Serie A, quindi per tutti coloro che vogliono magari andare a cena ma non perdersi la loro squadra del cuore, possono scegliere noi, perché abbiamo un proiettore con uno schermo gigante, con anche l'audio, la filodiffusione, quindi da veri tifosi. Esatto, soprattutto stare insieme a tanti tifosi per tifare veramente in modo caloroso, e perché no, magari anche festeggiare se c'è da festeggiare, e se c'è da piangere almeno piangeremo tutti insieme sulla spalla dell'altro. Quindi possiamo prenotare, soprattutto chiamare e dire: senti, scusa, io tifo questa squadra, me la fai vedere la partita? Da dire che gli eventi che noi facciamo vedere li pubblicizziamo sulla pagina Facebook, anche perché molte volte capitano che giocano molte squadre contemporaneamente, quindi noi privilegiamo solitamente le squadre che stanno prima in classifica, o per meglio dire, quando gioca il Napoli, essendo napoletani. Vabbè, certo. È nostrano, potremmo dire, è nostrano. Quindi l'infoline è? L'infoline, allora, il fisso del locale è 089-826081. Per chi vuole chiamare sul mobile è 366-7178-085. Poi abbiamo anche la pagina Facebook, quindi Rosso Pomodoro cliccate Fisciano. Mi piace sulla pagina Facebook di Rosso Pomodoro Fisciano. Perfetto.
tutto a posto, io ho mangiato due dolci stasera, sono stata molto contenta, mi dispiace che il buon Rosario, mentre noi ci mangiavamo due dolci buonissimi, era a fare riprese nell'altra sala, vabbè, lui si è divertito e io invece ho soddisfatto il palato, adesso ci diamo il cambio, ti lascio lui che si mangia il dolce e io mi vado a divertire vabbè, di là. Facciamo mangiare il dolce anche a Rosario. Va bene, ok, mi sembra giusto, lo merito. No, perché voi siete sempre quelli che si fermano a mangiare, Rosario è quello che deve correre avanti e indietro a fare le riprese, quindi è quello lì che viene bastonato. Poverino, veramente. Vai Rosario, ti rimettiamo in forza, non ti preoccupare, buon dolce, andiamo in sala, vai. She is always right there when I need her. Oh, I think
Ci propone tutto il piano, tutto il planning, come si dice? Ha detto bene, planning. Vabbè, ce la farò insomma a dire la parola planning. No, l'hai detto planning. Bene. Sì. Di novembre. Giusto. Novembre è il mio mese, ragazzi, mi piace, è un mese che mi piace molto perché è il mese del mio compleanno, quindi lo voglio sempre molto ricco. Dai, è un pochino triste come mese, però perché è il mese dei morti, e dai, me lo ridicono sempre. Dai, io festeggio l'onomastico il 1° novembre, non se ne ricorda nessuno, quindi figurati, dai. Ecco, brava. Allora ho fatto bene io che sono arrivata a fine novembre direttamente. Comunque, prima di arrivare a fine novembre bisogna dire che il mese è piatto ricco, mici picco, come dire. Vai. Sì, è ricchissimo di eventi. Cominciamo con questa sera che abbiamo gli Schizzichea. Li conoscete tutti, sono assolutamente sì. Piacevolissimi, coinvolgenti, divertenti, fanno ballare, fanno divertire. E per seguire abbiamo sempre la nostra formula, quindi la disco con DJ Guido Sorà. Eventi di tutta la settimana, vabbè, noi siamo qui sempre, siamo sempre aperti 24 ore su 24. Cominciamo dal mercoledì sera che abbiamo il karaoke con Vincenzo Somma, per chi non lo conoscesse è un ragazzo molto, molto divertente, coinvolgente, fa stare bene e fa divertire. Il venerdì sera invece abbiamo l'appuntamento fisso con i nostri amici Angelo Izzo, Carmine Gaudino, Peppe Nassi. Stavo guardando adesso delle interviste che facemmo un bel po' di tempo fa. Sì. Tu ancora non c'eri? No, c'eri. C'ero ma non c'ero. Però c'ero ancora non ti intervistavamo, per questo sì. E poi vabbè, sabato 14, siamo arrivati a sabato 14, sì, e abbiamo i The Smash, un gruppo nuovo, fanno musica rock italiana. Quando dici Smash già ti fa capire tutto. Rock italiano, sono dei ragazzi molto giovani, molto, molto bravi, a seguire sempre DJ Guido Sorà, quindi ci divertiamo molto. Il 21 abbiamo i Via Toledo. Quindi strepitosi, che poi noi vediamo anche di là in sala da vediamo anche da Antonio, che in questo periodo poi va bene, parlerà meglio Antonio, che a novembre fanno le tombolate con il Via Toledo, sì, per chi non proprio le conoscesse, assolutamente prenotate e venite a trovarci, perché è vero, meritano veramente in tutti i sensi. Siamo arrivati al 28 novembre. Meno male che tu porti il conto, perché io ovviamente non lo porto, quindi non ti affidare a me. Questo mese è facile, 7, 14, il 27. 21. Il 27 è venerdì. 27 ah, okay. Venerdì. Il 27 ci sono sempre Angelo Izzo con bene, vedi, perché 27 è la mia sera e quindi la volevamo bella sprint. Poi ci sono i ragazzi, ovviamente io sono di casa con loro. E il 28, stavo dicendo, abbiamo una tribute band di Vasco Rossi, i soliti. Diciamo che questi mesi invernali cerchiamo di portare qui da noi dei gruppi un po' molto molto coinvolgenti, molto carichi, soprattutto rock, per quello che avete notato. E a seguire sempre DJ Guido Sorà. La domenica abbiamo appuntamento fisso con l'aperitivo, la domenica mattina,
tante sfiziozerie preparate da Rosso Pomodoro, quindi potete venire a gustare un buon drink qui da noi mangiando, stuzzicando qualcosa. Quindi voi non ballate solo sulle vetrate, sul cristallo, voi ballate sull'acqua. L'acqua, giusto, sull'acqua. Dove c'è un altro locale dove poter ballare sull'acqua? Dove lo trovate? No, direi proprio da nessuna parte. No, solo qua da noi. Assolutamente sì, soltanto noi, Al-Nami, soltanto noi qui a Fisciano. Sea House aperto 24 ore su 24? Sì, aperto 24 ore su 24, disponibile per eventi private, quindi feste di laurea, di annubilato, celibato, 18 anni, promesse di matrimonio, matrimoni, comunioni, tutto. Voi venite, prenotate la vostra festa, noi ve la organizziamo. Oggi che tutti si separano e si divorziano, se volete venire a festeggiare... Anche il divorzio. Ecco. Venite qua, festeggiamo anche quello. Sì, bene, perfetto. Noi ve lo facciamo come festa a tema, naturalmente. Giusto. E la festa dei divorziati. Quelle, ragazzi, vanno organizzate adesso. Voi non le... In realtà poi lì in sordina le fanno le feste dei divorziati. Noi facciamole, rendiamole grandi qui al Nami. Noi facciamo le cose in grande al Nami. Quindi sempre, ci specializzeremo anche in questo. Giusto, ci siamo a passo con i tempi. Dai, siamo avanti, come si usa dire. Siamo avanti. E ricordiamo l'infoline? Sì, allora 089 82 60 81 il fisso, 366 71 78 087 il mobile, entrambi sempre reperibili, pagina Facebook sempre aggiornata, quindi cliccate mi piace, venite, seguiteci, seguite tutto. E così verrete aggiornati volta per volta, tutti gli appuntamenti che noi vediamo ogni due settimane, gli appuntamenti mensili, noi poi li ripetiamo giornalmente. Giusto. Così. È normale. Non ci si dimentica, ecco. Anche se poi dimenticare il Nami è praticamente impossibile. Basta vederlo per averne un impatto e dici wow, è proprio, cioè voglio vederlo dal vivo, lo voglio scoprire. Giusto, perché allora la prima non volta. C'è stato, deve, è d'obbligo, dai. Mi dispiace, può creare dipendenza, al massimo può essere questo il problema, però vabbè, ce l'abbiamo solo noi. Ce l'abbiamo solo noi. Nami, Fisciano, vi aspettiamo. Ciao.